Ospiti quest'oggi nei nostri studi il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ed il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Massi. Con loro parliamo di una nuova iniziativa per la città di Tolentino che è il Patto per un'amministrazione condivisa. Sindaco, iniziamo da lei spiegando appunto di che cosa si tratta. Grazie. Dunque, l'amministrazione condivisa è un'idea che dal 22, da quando ci siamo messi in campagna elettorale e poi successivamente siamo stati eletti, avevamo pensato fosse un passo nei confronti della società civile, cioè dell'amministrazione condivisa con associazioni che si occupano della società civile, del territorio. E quindi ci è sembrato un atteggiamento probo, un atteggiamento a favore di quelle associazioni che si occupano della città. Siccome noi siamo stati eletti dai cittadini, governiamo una città fatta di cittadini, il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni che animano i cittadini ci è sembrato una forma alta di civiltà e di collaborazione con persone che hanno molta voglia di fare e fare in maniera fattiva nei confronti della propria città. Presidente Massi, alcune riunioni e alcuni incontri formativi si sono già tenuti nei mesi scorsi per arrivare alla conclusione di individuare per ogni settore di riferimento un apposito referente. Assolutamente sì, e io ringrazio in primis i promotori di questa iniziativa, il professor Minnetti, tutte le associazioni, Fabio Corradini, tutti i referenti dei comitati e dei gruppi di lavoro, il delegato del sindaco, il dottor Servilli, perché hanno lavorato quotidianamente a questo gruppo di lavoro. È una bellissima iniziativa, effettivamente, ha detto bene lei, si parla in questa fase di formazione, è una formazione che dobbiamo fare noi in primis come istituzioni, ma anche la stessa struttura comunale e tutte queste associazioni, come diceva il sindaco, che hanno tanta voglia di fare ma devono essere incanalate in un percorso. Percorso che è ambizioso perché si sono già visti gli effetti in altre città, un po' più grandi di Tolentino, ma che hanno da sempre dimostrato di saper fare un procedimento amministrativo condiviso, un vivere la comunità anche dal punto di vista proprio dell'entrare nelle dinamiche del comune di Tolentino. Parlo in dettaglio dell'amministrazione di Bologna, parlo dell'amministrazione di Pesaro che hanno già applicato i regolamenti, hanno già modificato i loro statuti proprio volti a facilitare i termini di coprogettazione e coprogrammazione con queste associazioni che richiamano, no, e racchiudono quelli che sono in una costruzione della comunità, i cosiddetti corpi intermedi, quelli che devono facilitare il contatto tra la pubblica amministrazione e i cittadini singoli. Quindi ecco, è un progetto ambizioso, come diceva il sindaco, a cui teniamo sin dagli albori del nostro mandato e che oggi vediamo essere in procinto di partire, e noi siamo a disposizione per supportarlo dal punto di vista di quello che ci compete, cioè le modifiche degli atti statutari e degli atti amministrativi volti proprio a calare questa realtà dell'amministrazione condivisa nella gestione quotidiana delle attività. E un nuovo incontro, sindaco, si terrà proprio sabato prossimo 6 luglio a partire dalle ore 9:30 del mattino all'auditorium della Biblioteca Comunale Filelfica con un docente d'eccezione. Assolutamente, noi abbiamo bisogno anche di avere delle esperienze che ci guidino in questa, facendo le cose con l'istruzione di qualcuno che l'ha già fatta, le ha sperimentate, cioè è sicuramente più agevole. Quindi sabato mattina alla Biblioteca Filelfica l'amministrazione, il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio ed io, insieme alle associazioni, al Presidente Minnetti, al Dottor Servilli, insieme al professore che ci darà luce sulla sua esperienza già precedentemente adottata in alcuni territori, ci dirà come poter calare realtà molto più grandi nelle realtà di Tolentino, perché noi dobbiamo andare a fare delle modifiche allo statuto, dovremmo andare a fare delle attività che formalmente e legalmente devono essere coordinate e inserite nel nostro statuto successivo. Ringraziamo quindi i nostri ospiti e torneremo sicuramente anche nell'edizione di domani del nostro TG sull'argomento per approfondimenti ulteriori.